Pier Cesare Bordoli, presidente della famiglia Comasca, c'è una nuova iniziativa che è presentata quest'oggi. Allora spieghiamola e facciamola conoscere anche agli amici di Ciao Como. Prego. Oggi è un giorno di festa perché rinasce la sezione dialetto della famiglia Comasca che stava purtroppo morendo a causa dei decessi fra i nostri lettori. Adesso abbiamo trovato questi nuovi amici, sono tre gruppi, Spindler, i due archi e la compagnia San Genesto, che si inseriscono con noi per il dialetto. Nelle mie intenzioni c'è, e credo che saranno condivise anche da loro, l'idea di portarlo in giro, come abbiamo sempre fatto. Un'altra cosa, secondo me, molto importante è quella di tornare, se possibile, nelle scuole, perché è stata un'esperienza molto bella. E poi c'è un'altra cosa, io in campagna elettorale, e ne ho sentite molte di campagne elettorali, ho sempre sentito dire le periferie dobbiamo seguirle, le periferie dobbiamo avvicinare al centro. Fatte le elezioni, passata la festa, gabbato lo santo, le periferie sono rimaste in periferia. Ecco, mi piacerebbe tanto portare le nostre letture, i nostri spettacoli in periferia, nelle circoscrizioni, nelle zone di periferia, per dire alla periferia che noi siamo comaschi di centro o di periferia, non importa, ma siamo tutti comaschi e dovremmo anche volerci bene, anche se infatti sono in giro non lo dicono. In famiglia Comasca, così. Perfetto, allora questo appunto il presidente Bordoli, e allora sentiamo anche da Pierluigi Mascetti dell'associazione Spindler perché avete aderito a questa iniziativa della famiglia Comasca, quanto mai importante. Noi abbiamo aderito perché siamo tre gruppi in pratica che opera già da parecchio tempo nel settore dialettale, che ci unisce questi nostri gruppi è la conoscenza e il fatto di aver lavorato col professor Bernardo Malacrida, che è quello che, col quale noi abbiamo tutti insieme operato e fatto diverse iniziative. È chiaro che la proposta fatta dalla famiglia Comasca ci ha onorato parecchio di questa iniziativa, perché possiamo dire che di tutte le associazioni, i gruppi che operano a Como, la famiglia Comasca è la mamma di tutti quanti, per cui il fatto che ci abbia coinvolti nel ripristinare questa iniziativa, che è il gruppo dialettale, ci ha trovato moltissimo contenti e quindi siamo contenti di collaborare.